Maria Starace, assessore alla cultura di Vieste, oggi un momento molto importante per la sua città perché si inaugura il museo archeologico finalmente. Sì, finalmente dopo quasi 20 anni Vieste ha il suo museo archeologico. È un museo degno di questo nome, una struttura che è stata oggetto di un lunghissimo restauro. E questo non è altro che un tassello che si va ad aggiungere al nostro patrimonio culturale che abbiamo messo in rete creando un polo culturale all'interno del quale sono presenti tutti i beni che sono immediatamente fruibili nel nostro patrimonio territoriale. E quindi mi riferisco anche al Parco Archeologico di Santa Maria di Merino, al castello, al centro storico e quindi oggi c'è anche il museo che finalmente vede riuniti tutti i reperti del territorio che fino a qualche settimana fa erano sparsi in tutta Italia, considerando che i reperti della tomba dell'Elite erano a Bari, i reperti del museo dell'ex museo civico erano a Vieste, i musei della miniera della Defensola erano in Toscana, quindi veramente una riunione di famiglia, per cui oggi è una giornata da ricordare e da festeggiare. Si può dire che Vieste non è solo mare, c'è tanto altro. Assolutamente, questa amministrazione sta puntando moltissimo sul turismo culturale. Basti pensare che quest'inverno abbiamo partecipato proprio come comune di Vieste alla Fiera Internazionale del Turismo Culturale a Firenze e la prossima settimana ci sarà un evento importantissimo, una presentazione di un'opera di Mario Tozzi, che è un importante geologo e divulgatore scientifico, ma la ciliegina sulla torta ci sarà dal 12 al 14 luglio, perché per la prima volta Vieste presenterà il Festival del Cinema Internazionale Archeologico e quindi ci saranno personalità importanti e note in tutto il mondo, sia del mondo della scienza che del mondo appunto dell'archeologia, e davvero sarà una bellissima iniziativa.